Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Apriamo parlando della siccità. Il quadrimestre dicembre-marzo a Torino è stato il secondo più povero di piogge dal 1802, peggio solo l'analogo periodo del 1989-1990, lo fa notare la storica Società Meteorologica Italiana sulla base del dato, appena 28,4 mm nei 4 mesi. Caporalato nel Cuneese, condannato a 5 anni un bracciante diventato sfruttatore, una sentenza storica, commentano i sindacati. Il bilancio di 5 condanne fino a 5 anni e 2 assoluzioni, il primo processo per caporalato celebrato nella provincia Granda. Covid over 80, i fragili tra i 60 e i 79 anni e gli ospiti delle RSA sono le nuove categorie per le quali da Roma è arrivato il via libera alla somministrazione della quarta dose di vaccino. Sarà per il momento escluso chi ha contratto l'infezione. La nuova variante, primo caso individuato ad Asti e sequenziato a Candiolo. Tragedia all'Isio, deceduto un bimbo di 2 mesi, vana la corsa all'ospedale di Mondovì, si ipotizza una morte in culla. Ogni anno in Piemonte muoiono tra i 5 e i 10 bimbi di sì. Si è avvalso della facoltà di non rispondere l'uomo in carcere con l'accusa di aver gettato deliberatamente una bimba di 3 anni e mezzo da un ballatoio a Torino, provocandone la morte. Un impiegato di banca di Novara, Angelo Persico, è stato nuovamente arrestato come 3 anni fa con la stessa accusa di stalking. Anche la sua vittima è sempre la stessa, la pallavolista Alessia Orro, di 23 anni. 3 milioni di ragazzi in Italia non studiano, non lavorano e non si formano, quasi 1 su 4 nella fascia di età 15 e 34 anni, il 15% in Piemonte, un dato allarmante che pone il nostro paese in cima alle classifiche europee. A loro è dedicato il Networking Tour, organizzato dal Ministero per le Politiche Giovanili. Ad inaugurare l'iniziativa è stata la ministra Fabiana Dadone. 11 le città italiane che saranno raggiunte dal tour a partire da Alessandria. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.